girato tutta l'Europa, ha fatto tournée a Praga, a Monaco, poi in Italia, all'Asinara, a Regina Celi, insomma, un nome che si è fatta da sola perché è uscito da poco. Andiamo qui con noi Francesca Bonollo, grazie! Sono riuscita a mettermi il microfono. Allora ragazzi, una super sorpresa perché lui ha parlato di sua moglie, ma io faccio di più, io porto il mio ragazzo sul palco, Nicolò! Cioè, ci vuole molto coraggio a salire su questo palco, insomma, no? Dovete sapere che noi appunto viviamo a Praga, abbiamo fatto già questo esperimento, stand up comedy di coppia, e lui però a Praga non parla inglese e non parla nemmeno ceco perché l'alfabeto Braille è molto difficile. Ci siete arrivati, grande! Mi hanno censurato questa battuta su Rai 2, è una cosa reale. E quindi lui, non parlando inglese, non capiva niente di quello. Io parlavo male di lui, ma lui non capiva. Quindi stasera, per la prima volta, Nicolò capirà e forse valuterà di ballarmi. Mi vuoi lasciare, Nicolò? Speriamo. Allora, dovete sapere che, cioè, io ho provato tutti gli argomenti, però sto un po' antipatica. Invece lui sta molto più simpatico di me ed è per questo che approfitto. Fate un bel applauso perché Nicolò è il campione italiano di canoa, realmente vinto la nazionale di canoa. Incredibile, vedete, sta già più simpatico di me. E dovete sapere che, tra l'altro, cioè, tutti considerano il tennis, invece la canoa non se la caga nessuno, quindi stasera ha una piccola rivincita. Dovete sapere che lui chiama la sua canoa canovagina, vero Nicolò? Canovagina. E lui dice: Francesca, io preferisco stare tutto il giorno dentro la mia grande canovagina. Tu, anche tu hai una canovagina, solamente che la tua canovagina è più piccola. È piccolina. Esatto. E quale preferisci? La canovagina. Quella grande, perché lui dice la grande è un mezzo di trasporto, mi porta da qualche parte, in mezzo alla natura, eccitante. La tua è un po' noiosetta, giusto? Ecco. Tutto in realtà, cioè semplicemente vi porto la mia vita e voi ridete, grazie. Comunque, cioè ragazzi, il punto è questo che, scusatemi, sono un po' emozionata le prime volte, no, volevo dirvi, questa canovagina, no, che è veramente una cosa incredibile, voglio sapere dal pubblico, chi conosce la differenza tra il kayak e la canoa? Nessuno? Allora me lo dirà Nicolò che non ha il microfono, che il kayak ha un buco piccolo, invece la canovagina ha un buco largo, è tipo un po' slabrata, no? Esatto. E cosa preferisci Nicolò? Il kayak. La preferisce stretto, quindi ho qualche speranza anch'io. Comunque ragazzi, cioè io nel 2014 ho chiesto a Nicolò se voleva diventare il mio ragazzo e lui mi ha risposto: sì, vado a fare un giro in canoa. Però nel 2015 ho detto basta Nicolò, veramente è finita, e quando dico è finita per sempre, ero seria, ero disperata, e lui mi ha risposto: vado a fare un giro in canoa con lo stesso entusiasmo che ha stasera, ok? Con questa faccia qui. Allora, però nel 2020, cioè voi sapete cosa è successo, lockdown, e cosa facevamo? Stavamo tutti a casa a masturbarci. Allora mi è venuto in mente, ho detto: beh, chiamo Nicolò e sento come sta, no? E io ho chiesto: Nicolò, vuoi tornare insieme a me? E lui mi ha detto: sì, vado a fare un giro in canoa con lo stesso entusiasmo. Però non era così facile, ragazzi, perché ai tempi c'erano i droni che lo inseguivano e voi stavate a casa, ma lui era in canoa. Quindi voglio chiedervi, popolo di Vigonza, cosa mi dirà Nicolò quando lo lascerò nel 2025? Un giro in canoa. Esatto! Non è fantastico? Allora, vi parlo della vita vera. Intanto dovete sapere che Nicolò, quando fa sesso con me, indossa sempre questa maglietta. Volontario, gliele regalano a lavoro, è una storia vera. E allora voglio chiederti, Nicolò, ma fai sesso con me perché sei un volontario? Vado a fare un giro in canoa, no? Questo non lo volevo sapere, ecco. E poi l'altro giorno finalmente Nicolò mi ha fatto un complimento e mi fa: che buon profumo. E io faccio: ma grazie Nicolò. E lui mi fa: no, stavo parlando della carta igienica, perché praticamente avevo comprato questa nuova carta igienica, sai, quella che costa tanto. E lui era innamorato della carta igienica. E poi io ho fatto un complimento,
adesso faccio un complimento, gli ho detto: Nicolò, che begli occhi che hai, sono proprio così azzurri. E lui mi ha risposto: sono verdi. Mi ha risposto: no, sono verdi. E che cazzo se ne frega, cioè io stavo pensando a fare sesso, no, che colore sono i tuoi occhi, no? Comunque ragazzi, cioè Nicolò, queste grandi mani callose, cioè se qualcuno, volete toccarle? No signora, vuole toccarle? Sono veramente dure, cioè calli duri. E pensate a come mi sento io, che quando le tocco so che ha fatto tutta questa fatica non per fare sesso con me, ma per andare in canoa. E poi oramai la canoa è l'unica cosa dura che rimane. Comunque, ragazzi, voi dovete sapere che Nicolò è diventato anche un cantante da quando sta con me e ha una sua canzone di punta che è Fisico Bestiale. No, anche sì, giusto, bravissimo. Ecco, però ancora meglio è Barbie Girl. Bisognerebbe dare un microfono a Nicolò. Comunque lui questa sera, come potete vedere i capelli, non so perché doveva essere spiegati, ecco qua, scusate, ecco, praticamente lui è convinto di essere Barbie Canoa ed è convinto di vivere in questo magico mondo di plastica dove io sono Ken e lo mantengo e lui va in canoa e basta. È reale, Nicolò? Ecco. E dovete sapere, ho tantissime cose da raccontare di Nicolò. Per esempio, Nicolò è un igienista, vero? Ecco, cosa vuol dire? Che Nicolò è un amante dell'igiene. Quindi, per esempio, quando io vado in bagno a lavarmi le mani, lui si eccita, vero? Sì, sì, sì. È reale. E quei microbi che vengono uccisi per il sadismo. L'altro giorno stavamo facendo sesso, no? E il suo pene era più o meno così, no? Una roba del genere. E era il momento più bello della mia vita, no? Ero lì e sul più bello mi fa: Francesca, vatti a lavare le mani in bagno. Io faccio: no! Alla fine sono andata in bagno, mi sono lavata le mani dopo che ho pianto e sono tornata e lui stava già dormendo. È una storia che è reale. Comunque l'altro giorno siamo andati in un locale di scambisti, so che ci andate anche voi, e un ragazzo mi ha leccato la guancia, no? E questo qua si è incazzato improvvisamente e sembra sempre così tranquillo, così un po' noioso, fa: oh, oh, ma come osi leccare la mia ragazza? Lui fa: ma come sei geloso, sei in un locale per scambisti? E sono igienista, ha detto. È una storia vera, tra l'altro. Meglio di casa mia, meglio. Comunque dovete sapere che Nicolò non vuole dimorare con me se ci sono bambini. Stasera non ci sono bambini, quindi forse ho qualche speranza, anche perché queste battute con bambini non erano al massimo. E ogni volta che cerco di dimorare con lui, compaiono due gemelli come nel film Shining, quindi non riesco mai a dimorare. E volevo anche dire che ogni volta che torno a casa dopo aver bevuto due birre, lui mi guarda e mi dice: puzzi di birra, e va a dormire. E non si conclude, ecco. Io posso parlarvi per ore di Nicolò, però ho deciso di concludere, perché per tutte le cose che vi ho detto, questa sera è un evento speciale e quindi chiederò a Nicolò di sposarmi, però non lo farò con un diamante perché è noioso, perché poi i signori sanno che i diamanti finiscono sempre nel cassonetto delle immondizie, perché per sbaglio no, lavi i piatti, il diamante finisce. E poi alla fine passi la serata a cercarlo. E quindi lo farò con un cock ring vibrante. Quindi Nicolò, vuoi sposarmi? Sì, una musica nuziale. Ah no, forse non è il posto giusto. Ok, bene ragazzi, grazie. Francesca, vedo che si sono mossi anche di dietro. Dove va? Signore e signore, tutto bene? Lì in fondo, ci sentite? Ci siete? Se ci siete, fate un colpo. Bravo. Ha fatto due addirittura. Due. I dolesi, no? Dolesi, ma molti di più adoro. Proprio un mito, non è battuta. È una battuta, cioè questo, no? Dolesi, molte più. L'hanno capita in fondo? No. Avete capita? No, silenzio totale. Bene, e continuiamo la serata. Io vi ricordo che sono un cabarettista armato, quindi dovete comportarvi bene e con decenza. E chi è che parla? Lei in fondo, sì, no? Però io quando sono su Think, no, mi agito.
Parlano, sono presi? Sono andati? Ciao, salve. Buonasera. Volevo dedicare due parole.